Quello è un uccello grosso, a parte il mio. Plastica non si mangia, però. Chi lo dice? Il governo. Sai perché lo dicono? Perché non vogliono che tu scopra. Non vogliono che tu ragioni con la tua testa. Esatto, non vogliono farci pensare con le nostre teste. 10 oh no! Cose che non sapevi dell'olocausto. Ho ricevuto una commissione da Paolo Cannone che vorrebbe uno start screen delle live e abbiamo deciso di fare questo baretto. Faremo tutti animali, uno che si mangia tipo il panino, un altro che si mangia la pizzetta, il bartender sarà proprio Paolo che sarà messo qui e lo schermo questo qua, chat si vedrà già qua all'inizio dello stream. Qui inizierei tipo con un gatto per iniziarla semplice. Ah, e volevo mettere anche Frank, perché Frank è il mio, è quella mia firma, cioè Frank è quel gatto grasso presente, tipo super apatico, che è tipo così, che magari si sta mangiando un panino e sta lì, bella. Mentre che facevo il libro Cavolini di Sabrina, c'avevo tanto spazio e libertà per mettere degli easter eggs, cose nascoste, eccetera, eccetera. E lì è nato questo personaggio, che era sempre tipo il cameriere, il gelataio, sempre il personaggio secondario che non volevo che fosse proprio una persona diversa, che guardo quella vignetta e me ne frego. Quindi ogni volta che tu sfogli e c'è un personaggio secondario, era Frank. Qui una gazzella, un pappagallo, un tipo di uccello. Quello è un uccello grosso, a parte il mio. Ok, basta. Tanto l'uccello più grosso del mondo è il mio. È lo struzzo. Perché le giraffe dovrebbero combattere? Sono erbivori, per scopare. Bisogna dimostrare alle femmine chi è il maschio alfa. Sì, vabbè, potevi anche dirlo in un modo un po' più pulito, Kaciunken, cioè... Per riprodursi, per mandare avanti la propria genia, Metal Gear Solid. Da qualche parte nel mondo c'è un big boss giraffa che ha due figli, Solid Giraffa e Liquid Giraffa, e poi c'è il terzo figlio, Solidus Giraffa, che in realtà è un clone. Facciamo un attimo un resoconto, perché voi ieri siete rimasti, che ho fatto il primo piano, vi dico cosa ho aggiunto. Un oceronte, un canotto col botto, un cane, un gatto qui, la lontra, che vedete sta prendendo pure gli appunti, perché guarda, stando guardando una live di LOL, magari un giocatore di LOL che gioca support e sta prendendo appunti. Poi c'è il panda che si mangia un cono gelato, e ho deciso di fare gli sgabelli legnosi, come tutto il resto che abbiamo fatto legnoso. Il clima sarà questo, un baretto all'italiana che però richiama un po' tipo una gilda degli avventurieri, una roba tipo World of Warcraft, Final Fantasy XIV, presente gli MMORPG in generale. Aslan Boy ci dice: faccio l'artistico, una compagnia di una compagna di classe molto brava a disegno, ha uno stile tutto suo, e ieri sera scopro che ha una page sua di disegni in digitale con il suo stile molto figo, e boh, e da questo pomeriggio che sto disegnando in digitale per migliorare. Allora, quindi immagino che il confronto con una tua coetanea della tua stessa età, della tua stessa classe, ti abbia un po' tranciato le gambe. Che succede, Aslan Boy? Perché se tu vedi una della tua età che è molto più avanti di te, ti senti un po' una merda, dice, io sto perdendo tempo, questa guarda dove stava avanti, c'è la page, c'ha già uno stile ben identificato. Ma per dire, a me è successo questa cosa a marzo con la qui presente Giulia, no? Quando io chiacchieravo con Giulia, ho detto, minchia Giulia, tu sembra che c'è uno stile che più o meno già ben definito, no? Ma no. Lo so che è un no, però sembra, da esterno.
Anche Giulio le faceva i complimenti a Giulia, perché Giulio e Giulia, ah, ok. Ah, oh, vedi. Perché c'ha uno stile tutto puffettoso, che secondo me, anche se lo variassi un po', Giulia, comunque sia, la natura puffettosa del tuo disegno rimane. Invece nel mio caso, io cerco uno stile che abbia una natura di base anime manga, che tenda un po' al realistico occidentale. Cerco di mischiare le due cose. Però il mio è uno studio che ancora non riesco a individuare cosa mi piace veramente e cosa no, quindi ogni disegno sembra uno esperimento rispetto al precedente. Quindi ero molto invidioso, tra virgolette, di Giulia all'epoca. Uno dei disegni di Giulia. In modo positivo. Cioè, sì, quella cosa che ti positivo, fa. Positivo, okay. Deprimente anche. Frustrante. Tutte cose positive. È un ragazzo che sta attraversando l'adolescenza. Che? Mi sbocca. L'altra persona insieme a noi. Giulietta è andato dell'uomo. Ma come? Capisco che la mia voce non sia delle più belle, però. È una donna, Giulia. Cioè, è una bambina. Una lolly. Una lolly, esatto. Mi ha un po' cringiato questa cosa. A 20 io stavo citando Peo, non lo dico io. A 20 passa anni ne dimostra 15 da quando ne ha 15. Forever Young. Io stavo citando Peo, non ho detto niente. Non mi hai molto convinto, sai. No, lei è convinta e felice di essere una loli. Nella fiera. Ma non è vero, non sono. I geni, se vuoi incolpare i geni. In effetti. I geni delle lampade. Della lampada. Oh mio Dio. Oh wow. Oh raga, ma voi dove vi beccate proprio? Sarà che avete lo stesso nome? Non lo so. Sto facendo un esercizio di incostruzione. No, scusate, c'è una correzione. Ho sminchiato durante un esercizio di incostruzione. Errore, pace. Ebbene, è un esercizio. Tua. Si può fare. Vai avanti per la tua strada. Cioè, se te lo stai facendo da solo l'esercizio, te lo sei imposto. Sti cazzi. Puoi sempre ignorarlo. Come i problemi della vita. Esatto. Cioè, non è. E che uno ci pensa. No. Se un problema è troppo grande, ignoralo. Diventerà solo no. Più grande all'angolo. Starà lì e ti guarderà. Tipo con. E tu ignoralo ancora. Tanto che cazzo altro può fare a parte guardarti. Io questo si chiama una bottiglia di plastica, c'è una fame leggendaria. Addirittura la plastica. La plastica non si mangia, però. Chi lo dice? Il governo. Sai perché lo dicono? Perché non vogliono che tu scopra. Non vogliono che tu ragioni con la tua testa. Esatto, non vogliamo farci pensare con le nostre teste. In realtà la plastica ti dà i superpoteri. No. Il super cancro. Ciao gamer, facciamo un gioco. Ipotizziamo che scarichi League of Legends in questo momento. Inizia a giocarci e stai subito in fissa. Basta. Calcola che è la voce perfetta per fare quella pubblicità. Ma cioè, pare tipo che l'hai fatta tu. No. Faccio Nero Wolf. Se ti piace League of Legends, adorerai League of Legends.
Ehi tu, smettila di giocare a quei giochi sul cellulare. E io non stavo giocando. Perché ridi? È un vero videogioco? Stavo perché è uguale. Le sa tutte. Basta. Cos'è questo? È un gioco vero. E come si gioca? Te lo spiegherà Gianni. Ciao, sono Gianni. Ma come... Ma fai eso per la memoria? Oh. Ma mi fai paura. Che tu lo sai quando mi arriva quella pubblicità e io la guardo perché mi fa ridere. Vabbè, però dicono anche in chat che hai la stessa voce. Ciao, sono Marco. Dimmi Mario, ti piacciono le cose? Sì, risposta sbagliata. Io odio le torri, sono un tentativo per far abitare l'uomo, le persone nel cielo. Io le odio. E quindi in League of Legends puoi distruggere le torri. Guarda, sì, stupide torri, prendete questo. Ho fatto essere, non me lo ricordo più. È già tanto che te lo sai. E ci sono tanti personaggi buffi, per esempio gatto su robot, tizio sullo yeti. Piccolino, piccolino. Vai, con questa per me. Oh, allevi un muro. No, okay, salve, sono il dottor Culo Cane e oggi parleremo dell'acqua, il veleno più potente mai esistito. Non mi ricordo il video. Qualcuno qua deve fare un ripasso. Rewatch tutto. Le 10 cose che non sapevate del dottor Culo Cane. Numero 1, è razzista. Numero 2, non esiste. Le 10 cose che non sapevi dell'olocausto. Numero 1, non è mai avvenuto. No. Finisce il video. Era una battuta di Filthy Frank. Sì, no, però mi dissocio comunque. Sì, sì. Penso sia molto bannabile. Sì, appunto, però dissocio. No. Cosa? Mi dissocio? Che cosa hai detto? Che cosa hai detto? La storia. Cosa hai detto, Kisunko? Non lo posso ripetere. Ma non lo posso dire! Perché non lo posso dire? Perché c'è la mafia, ecco perché. No, basta. Stavo scherzando. Allora io starei in silenzio a questo punto. A questo punto... riavvierei la live. Cosa ne pensi del liceo artistico in generale? Tipo Jamie Tice dice che in generale l'arte non si può imparare in una scuola. Sono un po' d'accordo in realtà. L'arte secondo me è il frutto di tanta conoscenza. Più conoscenze hai, anche miste, non per forza di anatomia prospettiva, più conoscenze hai in generale e più l'applicherai nell'arte in modo conscio o meno. Conoscenze che possono variare anche da cose scientifiche, storiche, eccetera, perché tanto un bravo disegnatore è uno che non smette mai di imparare o di fare ricerca. Se tu c'hai una commissione di un disegno per un libro di storia, appunto, non è che vai a disegnare il carro armato preso a caso su Google, vai a prendere un carro armato di quella data epoca e abbigliamento di quella data epoca, ti informi, impari sempre di più, volente o nolente. Quindi io penso che il liceo artistico ti possa dare delle basi che in realtà, se sei bravo, te le impari anche da solo. E non questo per denigrare l'artistico, ma per denigrare i pigri. Io ho fatto lo scientifico, poi architettura, e la maggior parte delle robe me le sono studiato da solo a livello di disegno. Io ho un difetto nel disegno, forse perché sono, diciamo, ancora inesperto. Faccio il primo anno di artistico, cioè nei disegni non ho inventiva, se ce l'ho non riesco a riprodurlo come voglio, mi esce male. Consigli? Polpetta, è quello che succede sempre anche a me, a chiunque, nel senso che questione di esercitazione, basta. Più provi a riprodurre quello che c'è in mente, più il disegno successivo sarà vicino a quello che c'è in mente. A volte il disegno può decidere per te, non è sbagliato. Io quando faccio una bozza di un corpo, gettando qualche linea qua e là, dico, a cazzo, ha più senso così rispetto a come l'avevo in mente, no? La posa. Disegnare anche utilizzando un po' di improvvisazione ci sta. Oh mio Dio, altre mensole, altri colori, ma come farò? Oh, io credo che in un giorno lo finisco con i colori. Ah! Oh. Io no, sto 70%. Però... sto 70%. Quando aveva manco finito lo sketch. Andate tutti a cagare. Ce lo ricordiamo tutti. Al 70% dello schizzo, avevo detto. Capito? Porca troia.
Mi utilizzo un rosso. Voglia di colorare. Come osi insinuare una cosa del genere, Agnese? Se non ho voglia di colorare, non finisco il disegno, io non vengo pagato. E butto 20 ore di lavoro. Pure di più. Pure di più. Ma siamo al 70%, quindi non sono davvero buttato. Che faccio? Consegno il lavoro al 70%? Guarda, io sto al 70%. Se vuoi perché te lo do così. Perché fai pure la testa rossa? Oh. Perché è arrabbiato. Cacciun, che tu hai editato 70 video miei e ancora mi fai queste domande. Sto. Non è che ho capito che il colore di base. Sto riempiendo? Essere... No, non lo sarà il rosso il colore di base. È la maschera. Sto colorando soltanto il volume che viene occupato da Paolo. Tutto qua. Quindi non eri scemo che ogni volta coloravi di rosso e poi cambiavi idea. Sarò sincero, non ci faccio molto caso. Tu pensavi che io coloravo di rosso e poi cambiavo idea? Cioè, no. Come se adesso ho detto, oh, ma vuole fare Paolo rosso e poi lo faceva bianco, perché la camicia è bianca. Ho visto rosso e ho detto, ah, vuole fare la maglia rossa. Dici, ammazza che stupido. Che poi il riferimento ogni abbiamo volta. Usato per fare questo Paolo come abbigliamento è stato proprio il barista di Death Parade, bianco, perché sarà la camicia sarà prettamente bianca. Poi prendo il mio colore della pelle, quale posso utilizzare, perché questo era un po' troppo, ma questo va più che bene, questo va più che bene, anche se forse un po' troppo saturo per i miei gusti, ma ci sta, non ne frega. Poi tanto sto solo facendo il riempimento. Madonna, voglio fare battute ma poi mi devo dissociare. Stai dicendo cose abbastanza fraintendibili nella mia no, testa. No, devo vorrei... fare il riempimento. Lo so che vorrei enfatizzarle, ma non posso. Sì, non puoi, sai, perché tu hai un cervello malato, ecco perché tu vedi soltanto quelle cose. Anzi, facciamo prima il nero del gilet, va? Ma non lo volevi fare rosso? Krakechunken. Poi ti posso dire una cosa? Dica. No. Cioè, io delle cose così strane, come non ho visto mai, non saprei, ma spiegarvele vorrei. È un mondo che non somiglia a questo qui e vorrei descriverlo anche a voi come un sogno magico, sì. Ah, non te l'ho spiegato, Giulia, però io ho preso questo azzurrino. Mi ha ignorato malissimo. Ho preso questo azzurrino. Credete a me se vi dico che sembra finto, lo so, ma vi giuro che c'è. Ecco, ora ve lo spiego. Questo si chiama regalo e tutto inizia da ciò. Signori, ma... Alice nel paese delle meraviglie! Era Nightmare Before Christmas, in realtà, non so se... Ah, ok. Ha una faccia un po'... Non so bene che emozioni mi trasmette la sua faccia, ma non è qualcosa né di positivo né di negativo. È tipo l'accettazione dell'essere. Addirittura. L'accettazione della mortalità dell'universo. Eccolo lì. A parte che, come ho detto, colore della pelle, non sono un gran fan di questo tipo di colore. Se ti sabbi, poi potrai parlare con Discord. Non in live, però. In live solo i moderatori più fedeli. Ah, ti stai così sopravvalutando, Matt. No, io. Non sono io, che Kisuke, che sta qui da tanto tempo. Ti sei inclusa nell'insieme? Ti ricordi per quanto tempo sei sparita? Sono 4 anni che ci conosciamo, però, Solo 4? Cioè, io 4 anni fa stavo facendo gli eventi con i libro Veri Amici dei Mates? Sì. Solo 4 anni fa? No, 4 anni sono tanti. Mendina, tu eri una bambina, eri così piccola e cringe. So. Sì, eri imbarazzante. Tantissimo. E ti emozionavi così tanto per i Mates. Hai fatto un disegno, una carta allenata per ognuno di loro che avranno cestinato da qualche parte. Ma infatti sì, tu ce l'hai ancora. Sì che ce l'ho ancora. Prima. Questo disegno me l'ha fatto Mad 4 anni fa a un evento. Questo era Chicchetto, ho fatto Chicchetto e poi la carta allenatore. Pensavi, pensavi che l'avessi buttato chissà che, ma io mica... Io sono youtuber da milioni che se ne frega dei fan. Sì, boh, my mates non cagano nessuno. Invece Peo mi ha cagato e quindi sono rimasta fedele a lui. Hai visto? Io cago tutti. Con un po' di indigestione. Haha, pupù. Caca, pupù. Ma entro qualcuno. Ciao Giulio. Ciao. Non smetto mai di parlare un secondo. È da un po' che è rientrato? Ma perché su Twitch bisogna sempre continuare a parlare, non ci devono essere momenti morti. Senti che momento morto che è arrivato dopo che l'ha detto. ma sai impostare? A me quello che mi serve impostare sono tutti quei punto esclamativo Discord e ti fa entrare su Discord. Poi mi serve impostare quelle robe nel server Discord proprio che Discord riconosca chi sa e chi no.
perché mette in automatico i ruoli piuttosto che chi su manualmente deve fare. Ok, questo è un sub, sì, ok, allora gli mettiamo un ruolo subino, e se no, cioè quelle robe lì. Allora, io lo so fare, però lo uso come moneta di scambio. Ma io già ti sto facendo le emote gratis da una vita, Giulio, però. Non me le stai più facendo tecnicamente. Se però ogni emote. Allora io te lo inizio e non lo finisco, va bene? Beh, è già qualcosa, però adesso che ci sto pensando di accettare. No, dai, non si fa così, sei pessimo. Va bene, cosa mi chiederesti in cambio? Dimmi. Ci sto pensando. La tua amicizia. No, la tua anima. La tua anima ora è mia. Ehi. Sono stanco, ma non arranco. C'ho il viso tutto bianco. Ma sto tizio comunque, cazzo, se lo sbanco. Ehi, a colazione precoce perché sei un poco anziano. Ansioso, tutto a posto, tutto arrosto. Ragazzi, buonanotte.